Edizione della notte del nostro telegiornale che apriamo con la Italcementi in apertura, che Italcementi che è passata ad una multinazionale tedesca, ha licenziato 40 lavoratori. La CGIL adesso chiede l'intervento della regione. Paolo Renzetti. 40 licenziamenti all'Italcementi di Scafa di Giovanni, situazione difficile per quanto riguarda l'occupazione in Val Pescara. Tra l'altro questi licenziamenti seguono il passaggio alla multinazionale tedesca Heidelberg. Sì, sono ulteriori 40 licenziamenti. Nel passaggio dalla multinazionale Italcementi alla multinazionale Heidelberg sono venute fuori delle situazioni poco felici per i lavoratori. Tant'è che il piano industriale iniziale, che prevedeva appunto una cassa integrazione straordinaria che poteva traguardarsi anche per il 2017, è stata rivista al ribasso, quindi in peius per i lavoratori, e si è divenuti appunto alla cessazione dell'attività lavorativa e quindi licenziamenti sia a Scafa che a Monselice. Stiamo parlando complessivamente di 90 lavoratori. Ora però le organizzazioni sindacali unitariamente pensano che su Scafa si possa giocare anche un'altra partita, e cioè quella di far rientrare i lavoratori di Scafa nell'articolo 42 della 148 del 2015 del Jobs Act, che prevede appunto ulteriori 12 mesi di cassa integrazione straordinaria. Su questo evidentemente noi lo abbiamo già detto, abbiamo già allarmato sia il vicepresidente Lolli con delega attività produttiva e il presidente Luciano D'Alfonso di appunto spingere affinché il Ministero dello Sviluppo Economico, quindi il governo, possa far rientrare anche questi lavoratori dentro l'articolo 42, che significherebbe allungare ulteriormente di 12 mesi la cassa integrazione straordinaria. Una notizia di cronaca: si sarebbero impossessati di 2 milioni di euro di proprietà di anziani ospiti di una casa di riposo da loro gestita a Fontecchio in provincia dell'Aquila, tutti con gravi problemi cognitivi e psichici. In manette all'alba di oggi sono finiti due coniugi di 65 e 64 anni arrestati dai finanzieri del comando provinciale dell'Aquila. Le due ordinanze di custodia cautelare in carcere sono state emesse dal GIP del tribunale del capologgio Guendalina Buccella su richiesta del sostituto procuratore Roberta Davoglio. Gli approfondimenti investigativi hanno permesso di rilevare che gli anziani soffrivano di gravi infermità psichiche che li rendevano non in grado di intendere e di volere e di comprendere da quali bieche motivazioni fosse in realtà mosso quello che gli indifesi ed inermi raggirati credevano essere il loro custode. I due coniugi, accertata la condizione di infermità psichica degli anziani ospiti, la consistenza dei loro patrimoni e l'assenza di prossimi congiunti in grado di vigilare e di conseguenza di tutelarli, approfittando della loro condizione di inferiorità psicologica, li inducevano al compimento di atti aventi effetti giuridici e patrimoniali per loro pregiudizievoli allo scopo di appropriarsene illecitamente. Le indagini hanno inoltre permesso di appurare che tutto il denaro di proprietà delle povere vittime veniva fatto confluire su distinti conti correnti cointestati, riconducibili ai due sessantenni. È stato così accertato come le povere vittime abbiano finito peraltro per finanziare a loro insaputa la gestione della loro casa di riposo. Cambiamo argomento, andiamo a Pescara. Ancora un caso di movida molesta per i residenti di Piazza Muzzi a Pescara. Non sono bastati i presidi fissi delle forze dell'ordine né i vigilanti pagati dai gestori dei locali. L'assessore al commercio Giacomo Cuzzi risponde alle polemiche e annuncia misure ancora più restrittive degli orari. Francesca Romanatesti. Non c'è pace per la questione movida in Piazza Muzzi a Pescara. Se più volte i residenti hanno protestato per ottenere misure di tutela da parte dell'amministrazione comunale, ottenendo presidi con forze dell'ordine per i weekend, e la settimana scorsa anche la collaborazione da parte degli esercenti che hanno di tasca propria inserito vigilantes nei locali, un nuovo caso sabato scorso ha riaperto la querela. In questo caso però la presenza delle forze dell'ordine ha garantito l'arresto di chi aveva provocato la zuffa. La questione sembra essere adesso di tipo sociale e non semplicemente amministrativa.
con il posto fisso di polizia municipale nel fine settimana fino alle 4 del mattino, con il posto interforze, appunto coordinato con la questura, i carabinieri e le altre forze dell'ordine, e poi abbiamo aggiunto, grazie all'impegno dei commercianti, la sicurezza privata. Non bisogna dare responsabilità o colpe solamente agli esercenti, è una zona che nel fine settimana è frequentata da migliaia e migliaia di giovani, migliaia di persone, purtroppo esistono, chiamiamoli con il proprio nome, imbecilli che la sera escono non per divertirsi ma per fare dei danni. Più forze dell'ordine, orari ridotti e sorveglianza privata, ma la movida, comunque la si guardi, sembra non mettere d'accordo chi sceglie di divertirsi e chi invece vorrebbe dormire qualche piano più in su. In settimana integreremo questo pacchetto di provvedimenti con una nuova ordinanza che andrà a limitare gli orari di esercizio sulla piazza stessa. Questo significa maggiore attenzione e maggiori strumenti a servizio delle forze che dovranno poi controllare la zona. E sempre a Pescara, oggi ultimo incontro nell'ambito del tavolo di concertazione dei rifiuti con il sottosegretario alla presidenza della giunta Mario Mazzocca, che ha ribadito il no alla costruzione di un inceneritore in Abruzzo, sì invece alla riduzione di produzione dei rifiuti. Piano gestione rifiuti, oggi ultimo tavolo di concertazione. Mazzocca, qual è la situazione? E tra l'altro avete invitato anche le associazioni ambientaliste per fare un po' il punto. Oggi tratteremo prevalentemente due punti. In primo luogo l'ipotesi organizzativa del sistema impiantistico pubblico, di quello anche privato nell'ottica dell'intera governance regionale, ma chiariremo anche alcuni aspetti che devo dire ci hanno ormai interessato nei giorni scorsi relativamente a questo fantomatico decreto inceneritore, su cui noi riteniamo essere pronti a perseguire appunto il nostro programma di teso appunto alla riduzione progressiva dei rifiuti e quindi alla non necessarietà, aggiungo io dannosità, di un impianto del genere in Regione Abruzzo. Con il decreto il governo ha inteso dare uno spadone di Damocle sulla testa delle regioni che per troppi anni evidentemente non sono state al passo con i tempi e devono recuperare il tempo necessario. Noi lo stiamo facendo fin dagli inizi del mandato, investendo sulla rete dell'economia circolare abruzzese qualcosa di come 35 milioni di euro, per 262 interventi attualmente in corso, all'incirca una metà di quelli che il piano prevede nell'arco della sua esistenza, ovvero 2014-2022. Il parlamentare di Forza Italia Fabrizio Di Stefano presenterà un'interrogazione parlamentare per chiedere l'effettiva fattibilità dei progetti speciali per gli impianti di risalita di Campo Imperatore e Prati di Tivo annunciati dal vicepresidente della regione Giovanni Lolli. Giorgio Alessandri. Una interrogazione parlamentare per chiedere al Ministero se i progetti speciali per la realizzazione degli impianti di risalita ai Prati di Tivo e sulla Scendarella a Campo Imperatore sul Gran Sasso, annunciati dalla Regione e dal Vicepresidente Lolli, siano effettivamente realizzabili e possibili secondo i vincoli imposti dalla Comunità Europea e dal Parco Gran Sasso Monti della Laga. A presentarla sarà l'onorevole Fabrizio Di Stefano di Forza Italia, che fa notare come sul sito dell'ente parco, nella sezione dedicata alle tavole del piano del parco, non siano presenti progetti speciali approvati dalla regione. Dimenticanza o contrarietà agli impianti da parte del parco? Su questo chiederà il parlamentare forzista di fare luce al Ministero. Perché se una chiara volontà del parco a non consentire questi impianti diventa un conflitto istituzionale non di poco conto. Se invece è soltanto un errore materiale, va comunque rivista la VAS, va comunque riavviato il procedimento e quindi va al più presto rimesso in campo tutto l'iter per poter finalmente dare vita a questi due impianti importanti. Per il consigliere regionale Iampieri sul piatto c'è molto di più in ballo, oltre agli impianti, futuro delle aree interne e posti di lavoro, che per l'esponente azzurro sono stati paventati solo in ottica elettoralistica dal centro-sinistra. Io sono molto preoccupato perché il Gran Sasso rappresenta un volano di sviluppo economico fondamentale per l'Abruzzo interno. Io ringrazio l'onorevole Di Stefano che si sta interessando a questa problematica. Non si può pensare sostanzialmente il centro-sinistra da un lato vuole promuovere investimenti, vuole lanciare la Scendarella e poi la inserisce all'interno di un SIC. Questa è un'evidente contraddizione perché se sta all'interno del SIC gli impianti
progetti non si possono realizzare. Io credo che bisogna fare chiarezza, non si può fare neanche il gioco delle parti che tra parco e regione, tutta interno al centro-sinistra, si crea questa dicotomia, poi si bloccano gli investimenti, si magari fa solamente propaganda per le elezioni e chi ci rimette è l'Abruzzo interno, è la popolazione che vive nelle aree interne e rurali. Nuova denuncia da parte del Movimento 5 Stelle di Pescara, questa volta a finire sotto la lente dei grillini un parere sul cambio di destinazione d'uso del progetto Pescara Porto, redatto da un architetto che a quanto pare ha scambiato leggi e pertinenze nel documento che il Comune ha incaricato di scrivere. Vediamo. Tutto da rifare o quantomeno da riscrivere. Il parere redatto da un avvocato romano sul caso del cambio di destinazione d'uso della Pescara Porto SRL, richiesto dall'amministrazione di Pescara, dove il comune prevedeva un parco, ora si vorrebbe trasformare gli uffici ottenuti in deroga in appartamenti con una deroga in deroga. Una questione intricata da norme e pertinenze, questa la denuncia del Movimento 5 Stelle. L'esperto appunto lo scorso 30 settembre ha inviato il proprio parere che purtroppo però è ricco di errori che riguardano i riferimenti normativi, le interpretazioni. Infatti si fa riferimento ad esempio, piuttosto che al decreto sviluppo, alla legge 70 del 2004 che riguarda i diritti e doveri dei passeggeri nel trasporto ferroviario, quindi a meno che Pescara Porto non abbia chiesto di diventare una stazione ferroviaria, certamente non è il riferimento esatto. Ci si riferisce poi alla legge regionale 49 del 2012 che riguarda l'accettazione, l'approvazione del decreto sviluppo a livello regionale, legge che il Comune di Pescara non ha mai recepito e per cui a Pescara è una legge che non risulta valida. In più l'esperto ritiene che il cambio di destinazione d'uso non debba essere sottoposto a contributo straordinario, ma essendo invece un permesso rilasciato in variante, il contributo straordinario è certamente dovuto. Il Movimento 5 Stelle innanzitutto chiede che non venga saldata la parcella del professionista, non si prendano decisioni su un tema così delicato, su un parere che certamente fallato da troppi errori. Il cambio di destinazione d'uso per il Movimento 5 Stelle dovrà essere di competenza del Consiglio Comunale. Resta valido infatti l'articolo 23 ter della 380 che definisce questo caso specifico come una variante sostanziale e quindi di competenza del Consiglio. Nella commissione di garanzia e controllo del comune di Teramo si è discusso nuovamente del progetto di social housing di Via Longo. L'amministrazione ha confermato la volontà di proseguire con il progetto, mentre il consigliere comunale Paola Cardelli critica quanto fino ad ora fatto in collaborazione con la SGR. Alfredo Primante. Torna d'attualità il progetto di social housing di Via Longo a Teramo. Il consigliere comunale Paola Cardelli ieri ha riportato l'argomento all'interno della Commissione Comunale di Controllo e Garanzia a caccia di risposte da parte dell'amministrazione comunale. Il consigliere Cardelli sottolinea come la convenzione stipulata tra Comune ed SGR, che gestisce il fondo immobiliare a cui sarebbe dovuta essere conferita l'area di Via Longo, sarebbe ormai carta straccia e che il concorso di idee bandito per nome e per conto dell'ente sia solo un passatempo. In più, continua Paola Cardelli, l'ATER non ha mai avuto alcuna realistica possibilità di attuare il piano di mobilità degli inquilini. L'assessore Misticoni fa lo stato dell'arte del progetto che entro la fine dell'estate 2017 dovrebbe partire concretamente con la conclusione dello spostamento degli inquilini. Dovremo continuare a liberare le palazzine di Via Longo. E già la prossima settimana insomma, convocheremo i residenti della terza palazzina presso l'Ater, appunto perché ci sono altri appartamenti in Via Fonte Regina che gli vorremmo far vedere e sottoporre. Fatto lo spostamento degli abitanti di Via Longo, poi si procederà con invece tutta la serie invece di altri atti, fra cui un'interrogazione del mercato nel momento del conferimento ovviamente dei beni immobili nel fondo patrimoniale. Lutto nel mondo dell'imprenditoria perché si è spento questa mattina all'età di 80 anni Gian Domenico Di Sante, presidente del CDA della Banca dell'Adriatico fino al maggio scorso. Da tempo malato era ricoverato da alcuni giorni in ospedale a Teramo. Attualmente presidente della Camera di Commercio di Teramo, amministratore unico della Di Sante Mobili, presidente regionale di Confcommercio Abruzzo, Di Sante ha rappresentato un pezzo della storia di Teramo e della sua provincia. Nel corso degli anni ha ricoperto incarichi nel settore bancario e di rappresentanza in numerosi
enti di categoria, rivestendo tra la fine degli anni 70 e i primi anni 90 anche ruoli di consigliere comunale prima e consigliere provinciale poi. È stato anche vicepresidente dell'Unione Industriali della provincia di Teramo dal 78 all'85. La Camera Ardente che vedete in queste immagini è stata allestita all'interno della villa di famiglia in via Nazionale a San Nicolò a Tordino. I funerali di Gian Domenico Di Sante si terranno giovedì mattina alle ore 10 nella chiesa di Madonna degli Angeli, sempre a San Nicolò. E a proposito della scomparsa di Gian Domenico Di Sante, sono arrivate anche le parole del governatore della regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, che dice: Gian Domenico Di Sante era un uomo del fare. L'energia e la tenacia che ha profuso nei molteplici incarichi che gli sono stati di volta in volta affidati sono stati esempio per i tantissimi che lo hanno circondato e che hanno avuto il piacere di lavorare con lui. Ha sempre interpretato i ruoli che ricopriva come missioni cui adempiere con diuturna solerzia. Gian Domenico Di Sante era anche un gentiluomo d'altri tempi, continua D'Alfonso, aveva sempre una parola saggia per tutti, aiutava in ogni modo chi aveva più bisogno. Credo che egli sia ascrivibile a buon diritto nella cerchia degli uomini illustri d'Abruzzo, coloro che hanno fatto sì che questa terra sia migliore di quella che hanno trovato all'epoca della loro nascita. Per questo ne piango la scomparsa con profondo dolore. E cambiamo argomento, adesso andiamo a Montesilvano, dove l'amministrazione comunale e l'associazione Legger Sì hanno presentato il progetto Benessere in Comune, con una serie di incontri con medici e specialisti che parleranno con i cittadini delle problematiche della salute. Sindaco, oggi avete presentato questa importante iniziativa che va nel senso del benessere della salute dei cittadini. È un bellissimo progetto presentato da un'associazione che non ha finalità di lucro, che è Legger Sì, che mette a disposizione le proprie idee, i propri contenuti, creando un cartellone di iniziative che vanno incontro a quelle che sono le esigenze del territorio. Informare nel campo sanitario quanti oggi magari non sono in grado di apprendere direttamente o indirettamente su problematiche del quotidiano. Dottoressa, come è nata questa iniziativa? Guardando un po' il territorio, guardando anche le iniziative fatte dai comuni limitrofi, e quindi abbiamo pensato di strutturare una serie di incontri appunto tra professionisti del benessere, medici, psicologi, osteopata e i cittadini. Gli incontri sono gratuiti per i cittadini e sono gratuiti anche per tutti, diciamo, i professionisti che ci hanno dedicato e ci dedicheranno il loro tempo. Il progetto sarà articolato con una serie appunto di incontri mensili che si terranno di martedì nella sala di Giacomo del Palazzo Baldoni alle 18.30, quindi indicativamente dalle 18.30 alle 20, e ogni incontro sarà svolto da un professionista diverso e avrà appunto una tematica diversa. Il primo incontro è appunto il 25 ottobre, dove parleremo di nativi digitali. Si chiama Destination Wedding, il suo obiettivo è quello di realizzare matrimoni da sogno nei luoghi più suggestivi del nostro paese per turisti stranieri. Tra le location più richieste spicca la nostra Costa dei Trabocchi. A Torino di Sangro si sono incontrati i professionisti del Sì. Vediamo. Che il matrimonio venga vissuto come un sogno fa parte dell'immaginario internazionale. Che l'Italia sia ritenuta la culla delle bellezze paesaggistiche del romanticismo non c'è dubbio. E allora succede che gli innamorati decidano di superare i confini nazionali per dirsi sì in un luogo da favola, magari, perché no, su un bellissimo trabocco incorniciato dal mare. Nasce così Destination Wedding, una esclusiva agenzia di matrimoni da favola per turisti stranieri. Uno straniero che decide di venirsi a sposare in Italia sicuramente è per chi è affascinato dalla bellezza del nostro paese, però sicuramente vuole anche vuole vivere un'esperienza memorabile, perché immaginiamoci che comunque i destination wedding hanno delle regole anche diverse rispetto a un matrimonio italiano. Parliamo di matrimoni anche con numeri ridotti, perché comunque abbiamo, leggiamo, la media è di 50-60 ospiti, per cui
ridotti. Ci sta questa ricerca dell'intimità del momento, insieme, da vivere insieme alla famiglia e agli amici più stretti. Il sogno italiano, per rispettare le tradizioni, trova poi il suo coronamento a tavola, dove non può mancare il suo prestigioso vino, selezionato e offerto dagli esperti, tutti al femminile. Il vino deve essere un alleato in questo momento, non un pensiero e non sicuramente un crucio. Qual è l'obiettivo? Abbinare vino e cibo in modo tale di riuscire ad esaltare tutte le componenti di questo momento meraviglioso. Quindi noi da Donne del Vino che cosa possiamo dire? Suggerire abbinamenti con vini autoctoni. Siamo orgogliosi che Torino di Sangro, questo meraviglioso scorcio di paradiso nel nostro splendido territorio che è così vocato all'accoglienza e al turismo. È importante la scelta del particolare, del dettaglio per garantire agli sposi e alle coppie omosessuali di un giorno felice che sia l'inizio della loro vita insieme. Nella notte un giovane maschio di Orso Bruno Marsicano è stato investito presumibilmente da un mezzo pesante a Roccaraso. Il veterinario del parco Maiella ha constatato che l'animale ha riportato fratture multiple molto gravi che ne hanno determinato la morte questa mattina. Il comando stazione forestale di Roccaraso, competente per territorio, ha avviato le indagini per accertare eventuali responsabilità. La forestale rivolge peraltro un appello a tutti gli automobilisti che circolano sulla stazione Natale 17 sulle strade frequentate dagli orsi, soprattutto in questa fase di iperfagia, prima del letargo, a rispettare i limiti di velocità e a fare molta attenzione all'attraversamento appunto degli orsi. E apriamo adesso la pagina dello sport, partiamo con il Pescara atteso domenica da un vero e proprio scontro diretto ad Udine alla Dacia Arena contro i bianconeri di Gigi Del Nere. Oggi i biancazzurri hanno ripreso gli allenamenti, da verificare le condizioni di Crescenzi, Vitturini e Manai. Pronti al rientro anche Verre e Zampano, ma nel pomeriggio ha parlato il presidente del Pescara Daniele Sebastiani, che si è detto pronto ad un ulteriore sforzo economico per rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione del tecnico Massimo Oddo. E noi lo ascoltiamo. Udinese e Atalanta nel giro di 4 giorni potrebbero essere le gare per cercare, oltre che di conquistare la prima vittoria, di avvicinare posizioni di classifica ancora migliori. Sì, ma sono due partite importanti sia per noi che per loro, perché non è che stiamo parlando di squadre che sono così lontane da noi, anzi l'Udinese ha i nostri stessi punti, quindi sono partite importanti perché entrambe le squadre si giocheranno quello che dicevi tu, cioè cercare di trovare una posizione più consona in questo campionato. Però noi penso che abbiamo dimostrato fino ad oggi di potercela giocare contro tutti, non abbiamo mai dato l'impressione di essere una squadra materasso, come purtroppo successe nell'altra esperienza della Serie A. Questa è una squadra che entra in campo, se la gioca fino alla fine. Io devo dire che ho la stessa sensazione che avevo l'anno passato, cioè anche quando andiamo sotto di un gol hai sempre la consapevolezza che prima o poi il gol lo puoi rifare, perché è una squadra che gioca, è una squadra che ha tutte le caratteristiche per poter fare bene, per poter arrivare alla salvezza anche magari all'ultima giornata, noi saremmo felicissimi. Noi comunque siamo sempre attenti al lavoro, è chiaro che da qui a gennaio succederanno tante di quelle cose che noi non possiamo nemmeno immaginarle, e poi a gennaio ci faremo trovare pronti se ci sarà necessità di fare un difensore, di fare un attaccante, qualsiasi pedina ci servirà per rinforzare questo organico che secondo me è già di prim'ordine per questo campionato, lo faremo, ma senza stravolgere e senza soprattutto portare i giocatori inutili, perché sono convinto che noi in tutti i ruoli abbiamo una bella scelta e quindi non dobbiamo sminuire il valore dei giocatori che stanno facendo fin qui molto bene. Da Udine un solo successo nel lontanissimo 1942, insomma bisognerà cercare di cambiare la storia. Durante la guerra. Certo. 2-1. Adesso la guerra è finita, speriamo di riportare un risultato positivo da Udine, che non sarebbe assolutamente male, perché l'Udinese è una gran bella squadra e penso che abbia anche lei incontrato finora delle partite, delle squadre importanti ed è riuscita a fare
quei punti come noi che abbiamo anche noi. Ma ce l'ha un trolley personalizzato il presidente, sì, l'azienda Cocco? Assolutamente sì, se non c'era il presidente non c'era nessuno. Ma con la scritta non mi diceva qualcuno una volta, o a tutti o a nessuno. Scendiamo in Lega Pro adesso, girone B ovviamente, perché sarà Stefano Lorenzini di Castelfranco Veneto a dirigere la gara di sabato prossimo alle 14.30 allo stadio Bonolis tra Teramo e Albino Leffe. Per questa gara il tecnico biancorosso Nofri cercherà di recuperare Carraro e Jefferson, che ieri alla ripresa degli allenamenti sono rimasti ancora a riposo. Il difensore Nebil Caidi intanto fa mea culpa per la gara persa a Venezia. Secondo il centrale bisogna avere fame e rabbia. Vediamo. Siamo andati a giocare contro una squadra che prima che cominciasse il campionato avevano speso parole importanti oltre che soldi importanti, quindi è normale che non è facile giocare contro squadre del genere, e penso che il Teramo sabato, con un pizzico di probabilmente di autostima in più, magari poteva portare a casa almeno un punto. La cosa più importante penso che sia la fame e la voglia di combattere, perché secondo me in questa categoria bisogna, ma in tutte le categorie, bisogna combattere, bisogna veramente andare in campo col coltello fra i denti, perché ci vuole rabbia e cattiveria. Secondo me è quella che un po' ci è mancato anche nella partita di sabato. Che poi a livello tattico e tecnico, i giocatori secondo me tecnici, a livello tecnico li abbiamo, a livello tattico ci pensa il mister, quindi quello che mi sento di dire è che dobbiamo dare di più sotto l'aspetto dell'agonismo e della determinazione, ecco. È veramente un campionato duro, come penso mai la Lega Pro sia stata così, perché ho affrontato veramente squadre forti, squadre con giocatori di Serie B a Serie A, cioè veramente un campionato di alto livello, quindi è un campionato stimolante, però come hai detto la classifica è corta, quindi sia in vetta che in coda basta vincere una partita e sei primo, basta vincere una partita sei fuori dai play-out. E quindi c'è tempo per fortuna, e quindi bisogna assolutamente fare bene fin da sabato, assolutamente. Parliamo adesso di pallanuoto, debutto traumatico in Serie A per la Pescara pallanuoto femminile, battuta in casa dalle campionesse d'Italia del plebiscito Padova per 4-17. L'allenatore delle pescaresi Cianfrone guarda la buona reazione del secondo tempo da dove poter ripartire per i prossimi impegni. Paolo Sinibaldi. Il Pescara Pallanuoto ha rotto il ghiaccio nel Serie A1 femminile, ha rotto il ghiaccio contro le campionesse d'Italia che venivano da 28 risultati utili consecutivi, ha vinto il plebiscito Padova ovviamente e ha vinto anche in modo piuttosto netto, 17-4 con questi parziali, 6-0, 4-0, 2-2, 5-2, ma parliamo con il coach del Pescara Tommaso Cianfrone, c'è da ripartire ovviamente da questi ultimi due tempi, perché le tue giocatrici avevano di fronte una corazzata quasi invincibile. Ma al terzo tempo ho detto durante un time out che dobbiamo ripartire da quel tempo, dal terzo tempo, dal quarto tempo, per voglia di fare soprattutto. Era quasi impossibile fare il risultato oggi, abbiamo rotto il ghiaccio, sono anche contento di aver giocato contro una squadra ha praticamente giocatrici di nazionali in tutti i ruoli, però sono contento perché se si riparte dal terzo e il quarto tempo credo che si possa fare davvero un bel campionato. In gol sono andate in Vernizzi a Pilongo, poi due volte Ranalli, già la settimana prossima vi aspetta in trasferta una partita di quelle importanti. Sì, l'emozione è da mettere alle spalle a Milano. Sì, a Milano, l'emozione è da mettere alle spalle subito, la Batosta, perché Batosta si è trattata, bisogna cancellarla, fare esperienza di tutto quello che è stato fatto oggi e ripartire subito a Milano, perché adesso cominciano a valere i punti, a contare i punti. Beh, avete visto che differenza c'è tra la Serie 2 e la Serie 1, certo incontrare queste squadre così forti all'inizio può essere anche un vantaggio a volte, oggi non lo è stato, ma sabato prossimo c'è uno scontro che si potrebbe definire forse diretto. Sì, sulla carta è diretto, non è una promossa come noi, l'anno scorso era in A2, abbiamo capito che cos'è la 1, forse l'abbiamo capito con i campioni d'Italia, era meglio capirlo dopo, però siamo contenti, cioè almeno io sono contento della prestazione della ragazza, soprattutto il terzo e quarto tempo.
Parliamo di motori adesso, perché si è svolta domenica scorsa in località Buon Consiglio di Chieti la 7ª edizione del Memorial Giacomo Pecca di Enduro. Ha richiamato sportivi anche da fuori regione. L'appuntamento di domenica scorsa a Chieti presso il Podere Pecca in località Buon Consiglio, dove si sono radunati tanti appassionati di enduro in occasione del Memorial Giacomo Pecca, evento che ricorda la figura dell'ex presidente del motoclub Chieti, scomparso prematuramente alcuni anni fa. È proprio l'associazione a curare il Memorial che per questa 7ª edizione è stato abbinato alla seconda prova di enduro sprint, 2 ore a coppie. Su un percorso spettacolare i centauri si sono dati battaglia. Alla fine a spuntarla è stato il duo Di Gregorio dell'Orletta, che ha preceduto la coppia Moriconi-Moriconi seconda e quella Trevisan D'Angelo terza. Al di là del risultato meramente sportivo, la soddisfazione degli organizzatori della gara per la riuscita dell'intera giornata. Quest'anno abbiamo cambiato formula, gli altri anni era un enduro country, cross country, invece abbiamo adottato un trofeo che è una 2 ore a coppie, sono 3 prove e questa è la seconda prova che si fa da noi. Così abbiamo accoppiato il Memorial Pecca con questo trofeo, pare che va tutto bene, è stata una bella giornata e speriamo che si divertano. No, ovviamente le immagini parlano chiaro, la giornata è fantastica, è bellissimo. Tanti piloti anche venuti da fuori regione che hanno un po' alimentato anche il livello agonistico della manifestazione. Il tempo ci sta dando una grossa mano, i ragazzi si stanno divertendo. Io penso che dopo la manifestazione del 20 agosto, questa, io credo che Chieti come città dovrebbe un attimo rendersi conto che questo sport a livello cittadino inizia a avere molto molto piede. Speriamo che le autorità ci diano una mano, perché credo che lo spettacolo sia un po' sotto gli occhi di tutti. E questo era anche il nostro ultimo servizio. Io vi ringrazio per l'attenzione. TG6 che torna domani puntuale alle ore 14. È tutto, buonanotte.